Nei nostri video da Compact Academy vi mostreremo come installare correttamente il portone pieghevole Compact. Prima però faremo dei passaggi preliminari. In questo video vi spiegheremo di cosa avrete bisogno per l'installazione e a cosa dovrete prestare attenzione. Innanzitutto dovremo controllare che le dimensioni del portone siano corrette. Potete trovare le specifiche del portone sull'etichetta della confezione. Dopo aver accertato che le misure sono corrette, controlleremo che la superficie di montaggio sia solida e che la luce netta sia in piano e parallela. Il portone funzionerà correttamente solo se è montato su una base stabile e ben livellata. Ovviamente è anche molto importante avere gli strumenti giusti. Qui potete vedere di quale attrezzatura avrete bisogno per installare il portone pieghevole Compact. Ricordate che la vostra sicurezza viene prima di tutto. Usate solo dispositivi autorizzati e collaudati e prendete sempre le dovute misure di precauzione quando tagliate le guide con la smerigliatrice angolare. Qui potete vedere le parti da installare. Questi sono i componenti di una porta standard. Altre varianti potrebbero contenere delle parti aggiuntive. Consultate sempre il manuale di installazione per essere sicuri di montare correttamente la porta. Nei video seguenti vedrete che i numeri che compaiono in ogni video richiamano ai passaggi corrispondenti del manuale di istruzioni. Nelle ultime pagine del manuale di installazione troverete una panoramica di tutti i passaggi che dovreste aver eseguito. Questo vi serve come lista di controllo per assicurarvi di aver eseguito tutti i passaggi richiesti. Ora siete ben preparati e potete iniziare a montare le guide e i pannelli pieghevoli. Vi spiegheremo come procedere nel prossimo video.